Allora, io ho ascoltato con molta attenzione tutto quello che hai esposto, quindi andrei a far capire meglio il discorso delle frequenze, dei campi elettromagnetici e di come siamo permeati purtroppo continuamente da vari tipi di campi elettromagnetici, sia naturali sia artificiali. Il Sì. discorso è abbastanza complesso, quindi io direi di utilizzare le slide di supporto, che sono quelle del corso, diciamo, Vai Ale. mi sentite? Sì, Tutto, tu mi forte e senti a chiaro, vai. posto? Perfetto. Allora, questa è la prima slide, però poi devo riprendere altre ancora. Diciamo che la visione a 360 gradi, quella che oggi potremmo definire in un modo abbastanza allargato, una visione quantica globale, praticamente è un sistema che coinvolge tutto: il PNEI, i psicobiotipi, l'alimentazione, i nutraceutici, l'epigenetica, la nutrigenomica, la genetica, le interazioni tra il microbiota, il cervello addominale e il cervello cranico, quindi i vari cervelli, c'è anche un altro cervello che sarebbe il cervello cardiaco. Dobbiamo però utilizzare anche tutta una serie di strategie, non solo di device, ma anche di tecniche, per esempio di gestione dello stress per il riequilibrio energetico. Prima abbiamo accennato come l'antico e il moderno devono essere fusi, devono essere riscoperti in un qualcosa di nuovo e moderno. Noi viviamo di fenomeni bioelettrici in continuazione. Molto spesso noi non ci ricordiamo del fatto che viene misurato comunemente nell'arco della nostra vita l'attività elettrica del cuore, con l'elettrocardiogramma, così come del cervello, l'elettroencefalogramma, però poi vengono misurate anche, ad esempio, attività elettrica della retina, elettroretinogramma, così come quella muscolare, l'elettromiogramma. Insomma, è facile capire che noi viviamo di fenomeni elettrici, ma quando ci sono fenomeni elettrici ci sono anche fenomeni elettromagnetici. Quindi è chiaro che noi abbiamo dei campi elettromagnetici di debolissima intensità, bassissima intensità, che sono i biocerni, cioè campi elettromagnetici biologici. Ora, l'elettrosmog è un tipo di stressor, quindi dovremo affrontare un concetto di stress in generale, di vari tipi di stressors e i campi elettromagnetici artificiali sono come uno stressor aggiuntivo. Ecco perché in alcuni periodi, a parità di persone, ci sarebbero dei soggetti che magari reggono peggio lo stress elettromagnetico in alcuni periodi della vita, quando magari sono più stressati anche per altri motivi. Magari altri lo reggono molto meglio, ma oggi vedremo che a causa di molecole che sono magnetizzabili dentro al nostro corpo, una la conosciamo tutti, è il ferro dell'Ene, ma l'altra è la magnetite, che è stata scoperta recentemente nel cervello e nel sistema nervoso. Vedremo, in base a ultimissime ricerche scientifiche, quanto noi siamo non solo, tra virgolette, che viviamo di questi fenomeni elettromagnetici, ma siamo anche magnetizzabili. E quindi è importante anche capire come onde elettromagnetiche e campi elettromagnetici possono essere dannosi, però ricordiamo che ce ne sono alcuni anche utili. Perché ricordiamo, per esempio, la magnetoterapia, sono campi elettromagnetici utilizzati in terapia. Tanto non ti vedo. Adesso io devo.
Giorgio, mi senti? Sì, è tutto a posto? Tutto perché bene, ogni tanto vedo la connessione ballerina. Vai, vai. Perfetto. Allora, prima abbiamo accennato elettroretinogramma, elettromiogramma, eccetera, eccetera, ma noi possiamo misurare in modo abbastanza semplice fenomeni elettrici, per esempio, sulla cute? Sì, con un megaohmetro. Le prime ricezioni iniziate negli anni 50-60, io sono un fautore di questo tipo di studi, ovviamente non utilizzo strumentazioni vecchie analogiche, ma queste di ultimissimo tipo, digitali ad altissima velocità di reazione. Cosa significa? Che se noi pensiamo a qualcosa che ci dispiace, oppure subiamo un dolore fisico-psichico, per esempio uno stimolo a essere bucati con uno spillo, questi fenomeni bioelettrici che si misurano sulla cute variano nel giro di neanche un secondo. Ripeto, noi viviamo di fenomeni elettrici che sono anche misurabili sulla cute, per esempio lungo i famosi canali di energia, in particolare sui cosiddetti agopunti. Ora, quando noi subiamo uno stressor, che può essere termico, può essere psichico, uno stressor aumenta notevolmente la corrente che passa e diminuisce il valore resistivo nel giro di rapidissimo, meno di un secondo. Ora, questo che cosa significa? Che noi dobbiamo renderci conto che viviamo 24 ore su 24 di questi fenomeni elettromagnetici, ma anche gli organi a loro volta hanno una loro emanazione. Abbiamo parlato di elettrocardiogramma, sì, è noto a tutti, di elettroencefalogramma, noto a tutti, ma quanti di voi sanno che invece si può misurare l'attività elettromagnetica del cervello e del cuore e che addirittura è più precisa rispetto all'elettrocardiogramma o all'elettroencefalogramma? Vedremo tra un attimo delle recentissime ricerche proprio su queste strumentazioni che dimostrano in modo inequivocabile che il cuore e il cervello emettono campi elettromagnetici che vengono misurati, la cui misura addirittura serve ai fini diagnostici. Allora, vediamo di capire qualcosa di più sul discorso delle frequenze. Prima di tutto, una pila che frequenza ha? Domanda che mi fanno tutti. Allora, la pila è in corrente continua, non ha una frequenza, perché una frequenza deve avere, per esempio, una sinusoide. Le frequenze bassissime sono quelle subsoniche, cioè quelle che il nostro udito non ascolta. Ma perché sono importanti queste frequenze subsoniche? Perché il nostro cervello, quando è rilassato, lavora su frequenze subsoniche, che guarda caso corrisponde alla frequenza di Schumann, che è la frequenza di Madre Terra. Vedremo poi tutte le immagini per capirci meglio qualcosa di più. Vediamo che poi si passa dalla dimensione degli hertz ai kilohertz e andiamo piano piano avanti, più avanti, dove noi andiamo a incontrare i primi device, se vogliamo quelli relativamente più moderni, quindi le radio. Siamo nel grande range delle non ionizzanti, ma come vediamo ci sono microwaves, quindi quelle anche di cui tanto si sta parlando, che hanno a che fare appunto con antenne cellulari, forni a microonde, vari tipi di telecamere wifi e così via. A frequenze ancora molto molto più alte, addirittura arriviamo a quelle del Sole, e a frequenze ancora molto molto più alte
arriviamo ai famosi raggi X della radiografia e ai raggi gamma cosmici e della radioattività. Ora, che cosa abbiamo già introdotto prima? Che tutta questa zona, e in particolare anche quella per le radiografie e così via, sono relativamente recenti. Perché in realtà le frequenze naturali sono molto molto più basse, anche se nell'ordine degli Hertz vedremo che quelle intorno alla frequenza di Schumann, mi sto riferendo a queste delle frequenze di Schumann, stanno intorno agli 8, 10, 20 Hertz e anche loro fluttuano. Quindi esiste un elettromagnetismo naturale e artificiale. Vedremo tra un po' che anche all'interno dell'elettromagnetismo naturale non tutto fa bene. Vedremo addirittura le tempeste solari, anomalie elettromagnetiche che avremo delle evidenze scientifiche che dimostrano che addirittura in soggetti predisposti possono peggiorare condizioni cardiache. Ma ci arriveremo tra poco. Questo per dire che noi siamo fortemente influenzati dalle onde elettromagnetiche, che siano naturali o artificiali. Ma che cos'è un'onda elettromagnetica? Cioè, cerco di dirlo nel modo più semplice possibile, un'onda elettromagnetica è costituita quindi da una componente elettrica e da una componente magnetica. Insieme formano questo campo elettromagnetico. Ora, i due campi tra di loro, come si vede, sono esattamente perpendicolari, ovvero il campo elettrico e il campo magnetico tra di loro sono perpendicolari, ma c'è una direzione, perché appunto l'onda elettromagnetica ha una direzione e qui si vede nel senso della freccia. Quindi ritorniamo ora a capire meglio che un'onda è un campo elettromagnetico costituito da un'onda elettromagnetica, che è quindi l'insieme della parte elettrica e della parte magnetica. La corrente continua è 0 Hz, quindi si parte per avere le onde bisogna avere una corrente alternata. Più aumentano le frequenze e più, a parità di impostazioni dello strumento che ci fa vedere le onde, le vediamo più strette. Allora, quelli artificiali. Adesso andiamo a dare qualche dato di più. Iniziamo con quelle che sono più comuni e che sono anche le più antiche degli ultimi almeno 50 anni, ovvero a 50 Hz, quindi queste sono frequenze basse, 50 Hz. Oggi abbiamo la 230 volte in alternata, un tempo era 220 volte. Gli elettrodotti trasportano quelli che voi vedete in campagna, appunto, una corrente, ma a tensione molto più alta, per esempio 380.000 volte. Poi abbiamo tutta un'altra serie di onde elettromagnetiche a frequenze anche molto più alte, l'abbiamo viste prima, sì. La radio, TV, i cellulari. I cellulari andiamo sui gigahertz. Emissione di onde elettroniche naturali e artificiali. Però io vorrei sentirlo questo, io questo lo conosco. Aspetta. Giorgio Terziani. Lo vedi, lo stai vedendo? Allora, quindi, una delle problematiche... Che... Spegni l'audio, per favore. Una delle problematiche di cui andremo a parlare tra un po', in modo un po' più tecnico, adesso sto cercando di... E questa cosa dell'audio io non la so fare. Neanche io, beh. E per favore, potete silenziare, se no ritorniamo... Vai. Allora, adesso...
Adesso rapidamente, altrimenti sembra che ci inventiamo tutto, invece è importante far capire che quello che si dice sono evidenze scientifiche recentissime pubblicate su rivista ad altissimo alto impact factor. Allora, qui parliamo, come vedete, di magnetoencefalografia. Ma l'ho controllato. Non elettroencefalografia, ma di magnetoencefalografia. E ancora, addirittura, qui si parla da origini quantistica la magnetoencefalografia multicanale. Allora, questo è solo per farvi capire che la scienza oggi, in modo inequivocabile, dimostra che il cervello emette onde elettromagnetiche, le emette e quindi ne sarà anche influenzato dall'esterno, ed è qui che dobbiamo collegarci poi al concetto di elettrosmog, e non solo il cervello ma anche il cuore, ecco, la magnetocardiografia. Quindi se tutti noi conosciamo in basso a sinistra, no, deve essere basso di più. Il magnetocardiografo. Ora, la magnetocardiografia non è una qualcosa di recentissimo. In realtà è studiata già da anni, ma è costosa. Ecco perché si utilizza di più l'elettrocardiografo che non il magnetocardiografo. Allora, prima vi ho parlato di campi di onde elettromagnetiche naturali, ma non solo fanno bene, ma fanno anche male, quando sono, per esempio, in alcune condizioni particolari. Allora, qui parliamo di disturbi geomagnetici indotti dall'attività solare e purtroppo aumenta il rischio di mortalità cardiovascolare. Qui parliamo di questi naturali. Perché ho voluto anticipare questo? Ma tu l'hai fatto? Come fai tu? Ammaccando a destra e a sinistra. C'è il microfono in basso a sinistra, altrimenti nessuno riesce a capire niente se parlate. Per favore. Allora, ritorno un attimo qua. Allora, il concetto è questo. Il pianeta Terra ha correnti geomagnetiche. Anche il Sole emette campi elettromagnetici. Addirittura Rossella? In primavera, poi ne parlo. Rossella? Scusate, potete... Rossi? Oh, ma basta! Ma dico, ma ce la fate a spegnere i microfoni? Almeno statevi zitti. Ma ce la fate a spegnerli? Silenzio. Oppure non parlare, no? In basso a sinistra. In basso a sinistra c'è un microfono. Lo dovete parlare. Ma lo riattivano. Vai. Vai Alessandro, vai. Ok, allora. Allora, il punto delle frequenze, perché noi stiamo parlando di frequenze, abbiamo capito che di frequenze ce ne sono tantissime a questo punto, ma noi quante frequenze riusciamo ad ascoltare? In confronto a tutte le frequenze che abbiamo visto prima, che vanno dagli hertz ai kilohertz, ai gigahertz, eccetera, noi ascoltiamo un range limitatissimo. Ora, questa zona che io vi sto indicando col cursore, quindi dai 20 Hz in giù, quindi 10, 8, 7, 6 e così via, sono subsoniche, sono inudibili. Ma queste inudibili a noi ci interessano particolarmente perché sono quelle che emette il cervello in stato di rilassamento. Ora,
Lo stress, la gestione dello stress è tutto quello che ci serve per ridurre qualunque tipo di stress, che sia psichico, stress ossidativo, stress a 360 gradi, è fondamentale. Allora, aspetta un attimo. Noi abbiamo una serie di rumori. Riuscite a vederla? Arrivata? Sì, sì. Ok. Io ci sono? Sì. Mi sentite? Sì, ma c'è qualcuno che parla nella tua casa, Alessandro? Forse da lontano, in lontananza. Si sente. Ok. Allora, questo è il rumore. Quando noi parliamo di rumore, noi parliamo di frequenze. Il rumore bianco contiene tutta una serie di frequenze udibili, anche non udibili, sia verso il basso sia verso l'alto. Il rumore bianco ha frequenze che fluttuano. Il rumore bianco sarebbe il rumore di fondo naturale, il fruscio delle foglie, il fruscio del vento, che si dice aiuta a rilassare. Quindi noi sappiamo anche che ci sono rumori fortemente fastidiosi. Immaginate un parlottio, o il, che l'abbiamo sentito anche prima, o un martello pneumatico, eccetera. Quindi è chiaro che in base alle frequenze e la loro intensità e durata, noi possiamo avere risposte biologiche molto diverse tra loro. A questo punto però dobbiamo andare a capire che il pianeta Terra è un magnete, lo sappiamo tutti, perché con la bussola ci orientiamo verso il nord o verso il sud. Allora, io spero che tutti voi abbiate una bussola, perché anche se oggi vi farò vedere degli strumenti per una rilevazione dei campi elettromagnetici artificiali nella vostra casa, in modo da ottimizzare la posizione del computer, ottimizzare la posizione del letto, ottimizzare la posizione di dove lavorate, perché certe volte basta spostarsi di un metro o due per far ridurre lo stress elettromagnetico. Quindi, meglio che nulla, è una bussola. Se voi usate una bussola e vi avvicinate, per esempio, a un forno a microonde, a un computer che sta funzionando, eccetera, potreste vedere che l'ago gira da un'altra parte rispetto all'orientamento normale. Vuol dire che in quel punto, vicino, per esempio, a un magnete, abbiamo una alterazione del campo magnetico naturale. Questo è fondamentale, perché noi, sin dalla vita intrauterina, siamo avvolti da questo campo elettromagnetico naturale. Il pianeta Terra ha un campo elettromagnetico ampio che ha un'utilità enorme. Addirittura ci difende dalle tempeste solari. Vedremo più tardi che, per esempio, persone sensibili, che parleremo della primavera, perché la primavera ha un'anomalia elettromagnetica. Ci sono persone che rifioriscono, hanno energia, si sentono bene, altre invece sonnolenza, allergie, fastidi vari. Ecco, vedremo che ha a che fare con questo. La frequenza di Schumann, che è, come vediamo, intorno agli 8 Hz, che corrisponde alle onde alfa, lo vedremo tra un po', ma è sempre 8 Hz? No. Infatti, in base a diversi fenomeni, come attività di fulmini, eccetera, può variare. Una ipotesi, ma è un'ipotesi, è che se ci sono anche variazioni e fluttuazioni rapide su queste frequenze, passare per esempio da circa 8 Hz a 20 o 30, in soggetti particolarmente sensibili ci potrebbe essere una qualche ripercussione biologica. Questa è la frequenza di Schumann, come viene misurata. Andiamo molto rapidi. Ecco.
Abbiamo visto il campo elettromagnetico prima, in origine lo scudo, lo vedete? Questo è lo scudo che è simmetrico. Guardate cosa succede durante una tempesta solare. Non è più affatto simmetrico. C'è il vento solare, arriva il sole, quindi sono frequenze molto alte. Guardate che il campo elettromagnetico, che dovrebbe essere teoricamente, l'abbiamo visto prima, simmetrico, non lo è più. Prende un po' una forma che sembra una specie di ape. Lo scudo elettromagnetico ci aiuta a non essere bruciati. Ma potrebbe essere che alcune particelle, qui vediamo quando si distaccano. Ecco, poi dovremo parlare dell'aurora boreale, però non abbiamo il tempo. Voglio solo farvi capire che noi siamo fortemente influenzati dai campi elettromagnetici anche naturali e che tutto ciò che ci aiuta a riequilibrare, perché da una parte bisogna capire, dall'altra sì, ma i rimedi quali sono? Quindi bisogna arrivare a capire le problematiche naturali e artificiali per poi capire come aiutarci, perché le strategie sono veramente tantissime. Ecco perché io dico è un mosaico, nulla è miracoloso, ma sono tanti tasselli. Allora, una ricerca addirittura russa dal 1948 al 1997 ha rilevato attività geomagnetica, quella di cui si parlava prima, che abbiamo visto un lavoro recentissimo del 2019, che ai picchi stagionali corrisponde, lo dice questa ricerca, una maggiore incidenza di ansia, depressione, disturbo bipolare, addirittura associato pare anche al suicidio. L'attività elettromagnetica del Sole colpisce anche i nostri dispositivi elettronici, per cui hanno sempre paura dei famosi satelliti, perché alcune tempeste solari potrebbero alterare la funzionalità dei satelliti. Ora, parlando invece solo di quello che ci interessa a livello biologico, hanno scoperto che l'espulsione di massa coronale, sono quelle immagini che abbiamo viste prima, queste, espulsione di massa coronale, può favorire, ripeto, in alcuni soggetti predisposti, mal di testa, palpitazioni. Ma infatti quello che io temevo era proprio di superare la fase di intasamento. Allora, la stessa ricerca evidenzia che potrebbe avere anche un'azione su varie ghiandole, eccetera, eccetera. Allora, noi ora andiamo molto rapidi perché queste diapositive sono un corso che dura molte ore, quindi oggi è qualche pillola in più. Allora, è talmente importante questo discorso che addirittura la NASA sa quanto sia importante questo scudo elettromagnetico. Non ci andiamo ad addentrare che cosa genera questo campo elettromagnetico, ma è talmente importante che la NASA è relativamente in allarme per una tempesta solare prevista per il 2022. Il motivo sarebbe la disattivazione dei vari satelliti, andrebbe tutto in tilt. Se lo scudo elettromagnetico si assottiglia, è facile vederlo, perché vedremo anche nel nostro emisfero le aurore boreali. Spettacolo che sicuramente è molto bello e suggestivo, ma non indica delle belle cose. Allora, capito? L'aurora boreale fa male. Attività solari e effetti climatici addirittura possono incidere sui livelli di alcune microrganismi come la legionella. Ma noi poi vedremo, tanto quando qualcuno dice ma i campi elettromagnetici, le frequenze non influiscono sul biologico. Oggi evidenze scientifiche alla mano che vi lancio qui prese da PubMed, vedrete quante ce n'è. Io vi riporto quelle più recenti e quelle più importanti. Allora, questa l'abbiamo vista. Ecco, allora, per esempio, influenza di attività solare geomagnetica e salute
della popolazione. È un lavoro, sempre che andrebbe letto, ce ne sono ancora altri, ecco, attività solare e patologie cardiovascolari. Effetti naturali e corrispondenza con patologie cardiovascolari, qui vediamo nominata, spero si riesca a leggere, attività solare e disturbi geomagnetici. Questo per chi aveva il dubbio che noi possiamo avere poca influenza da parte di forme elettromagnetiche esterne. Ce l'abbiamo e come? La scienza ce l'ha ben nota. E qui ne vediamo tantissimo. Questo è un lavoro negli Stati Uniti, addirittura hanno studiato anche l'attività luce buio e così via. Vado molto rapido. Allora, è sicura che i campi elettromagnetici possano influenzare i batteri? Ma quali sono batteri, virus e funghi che noi abbiamo dentro il nostro microbiota? Il gut microbiota. Noi oggi parliamo di sistema immunitario, serotonina e microbiota intestinale. Sappiamo che il sistema immunitario in altissima percentuale è dato dalla salute del microbiota e del nostro intestino. Stiamo parlando tanto di sistema immunitario, ma dobbiamo sapere che la salute intestinale è correlata contemporaneamente a quella del cervello tramite l'asse cervello-gut. Allora, il gut parte dalla bocca e termina nello sfintere anale, per cui l'intestino, il bowel, fa parte del gut. Ora, quello che è molto importante capire è che lo stress, patologie e così via, vanno ad alterare l'integrità strutturale e funzionale della barriera intestinale, ma cosa importante, visto che parliamo di onde elettromagnetiche, vedremo dei lavori, che ve le lancio tra poco, in cui i campi elettromagnetici possono avere un'influenza su microorganismi, fra cui anche batteri. Ora, è chiaro che se noi abbiamo a che fare con una disbiosi, oltre all'alimentazione, sostanze naturali, se abbiamo a che fare anche correlato a uno stato infiammatorio, perché vediamo, gut-brain axis, intestino, e quando c'è disbiosi, abbiamo spesso una infiammazione cronica con alti livelli di stress ossidativo, cioè è tutto collegato. Ecco perché è molto importante capire i tasselli, il grande mosaico costituito da tanti tasselli. Stiamo parlando quindi di gut-brain axis, gut microbiota e campi elettromagnetici. Il microbiota, come vedete, e l'asse con il cervello vanno a regolare il metabolismo. Quindi è fondamentale. È chiaro che tutto quello, così come l'obesità e così via, allora, tutto quello che ci serve per ottimizzare lo dobbiamo fare. Oggi stiamo parlando di batteri, di virus, campi elettromagnetici. Bene, allora, che cosa possiamo sapere? Che se abbiamo visto che lo stress è direttamente collegato ad un peggioramento della disbiose, ad un peggioramento dell'asse gut-brain axis, dobbiamo capire che dobbiamo avere una serie di strategie che contemporaneamente lavorano su più livelli. Non si sente più. Ale, Alessandro?
Alessandro? Aspettate, che può darsi che abbia un problema. Ale? Alessandro, che è successo? Sei cascato? Sei vivo? Che è successo? Hai preso un campo magnetico alto. Che è successo? Deve cambiare frequenza. E tu la nuova relatrice? Questo è il dono della tecnologia e i problemi, quindi abbiate... Ci siamo? Dai, riprova perché era andato via tutto. Da che punto è andato via? Questa l'avete vista? Quella del microbiota, vai, quella dopo microbiota. Ma devi ricondividere tutto, eh? Sì, la vedete? No, devi ricondividerla, devi share, devi fare un'altra volta share. Un attimo che adesso ricondivido. Fatto? Alessandro, ci sei? Ok. Ecco, ci siete? Sì, vai. Ok. Da qua, bravo. Sino qui c'eravamo arrivati. Va bene, vai. Queste sono le meraviglie della tecnologia. Arrivano e se ne vanno. Ok. Quindi allora siamo arrivati al punto di capire che tutto quello che ha a che fare con batteri, virus, microorganismi e quindi microbiota intestinale e così via può essere correlato con importanza metabolica e di campi elettromagnetici. Perché è questo ora l'argomento di oggi, anche se ci sarebbe da parlare veramente per giorni. Ora, Luc Montagnier parla di medicina elettromagnetica. Perché? Perché ha dimostrato ripetutamente che virus e batteri sono sensibili e reagiscono a campi elettromagnetici. Come vediamo in questo lavoro, che è un lavoro abbastanza recente, non è di Luc Montagnier, ma sono di altri autori, vediamo proprio che i campi elettromagnetici ad alta frequenza hanno un effetto sull'attività dei batteri riguardo all'utilizzo degli antibiotici. Come vedremo poi sa che oggi non ne abbiamo il tempo, ma in pratica peggiora l'antibiotico resistenza, ve la faccio proprio breve. Ecco, praticamente quello che si arriva ad avere è che i campi elettromagnetici, quindi parliamo di quelli artificiali ad alta frequenza, non naturali, peggiorano l'antibiotico resistenza, di cui oggi tanto si parla. Sarà un argomento recentissimo, perché ovviamente se lo chiedete alla maggior parte dei medici neanche lo sapranno,
Eppure ci sono diversi lavori che stanno lavorando in questo senso. Parlando ancora di effetti dei campi elettromagnetici, addirittura questo è un lavoro in cui hanno igienizzato l'acqua della produzione dei polli. Praticamente hanno usato campi elettromagnetici per igienizzare l'acqua low, a bassa frequenza. Altri lavori invece dimostrano che specifiche frequenze, anziché aumentare la capacità batterica, ne inibiscono la crescita. A questo punto uno cercherebbe di capire, ma allora i campi elettromagnetici peggiorano? Allora dipende tutto dalla frequenza e dal tipo di campi che sono utilizzati. Per quello io devo ricordare che esiste la magnetoterapia, ma cosa fondamentale, anche la magnetoterapia bisogna utilizzare frequenze specifiche, intensità corrette e tempi di esposizione corretti, altrimenti vedremo, poi vi faccio vedere dall'ultimo libro che è uscito proprio ieri, che ho appena scritto, dove parlo di tutti questi argomenti, riporto un'immagine in cui faccio vedere che le cellule staminali possono essere attivate in bene o in male, addirittura a genesi del cancro, in base ai tempi, alla durata dei campi elettromagnetici. È un lavoro tutto riportato. Allora, quindi vediamo che addirittura qua viene utilizzato per ridurre un biofilm. Quindi non è che i campi elettromagnetici sono solo negativi, perché noi, quando poi vi farò vedere la smart card, la Vitality Card, quella emette campi elettromagnetici, lei emette, ma induce un riequilibrio. Quindi noi dobbiamo capire, prima di tutto, che siamo fatti, viviamo di fenomeni bioelettrici e di campi elettromagnetici. A bassissima intensità, sono campi estremamente deboli. Questi campi estremamente deboli, è ovvio che possono essere influenzati, certe volte in positivo, a seconda del tipo di frequenze, certe volte purtroppo in negativo, da altri tipi di campi elettromagnetici, e poi si tratta di vedere in quanto tempo vengono fuori questi effetti nefasti, perché ci sono anche effetti relativamente a breve, perché sono stati fatti esperimenti come armi militari, disorientamento, mal di testa, stordimento, e quelle sono abbastanza rapidi. Poi affronteremo tra un po', però adesso due parole su questo lavoro, perché io sono un fissato sulla 5-idroxitriptamina, ovvero la serotonina, dove i campi elettromagnetici, sempre specifici, come specifici, perché dobbiamo sempre dire qual è la frequenza, qual è l'intensità, qual è il tempo di esposizione, eccetera, eccetera, hanno indotto analgesia nei ratti utilizzando i recettori 5HT1 e 5HT2. Lavoro sempre di maggio 2019, altri lavori che vi porterò a far vedere tra poco saranno del 2020. Perché è una scienza all'avanguardia, e se uno pensa di utilizzare lavori di 10-20 anni fa, resta troppo indietro. Allora, ecco, un aiuto qual è? Allora, dei lavori che abbiamo fatto sperimentali con la smart card metallica, rimase impresso, io sono uno scettico, sono un ricercatore, ma sono uno scettico possibilista, io non ci credevo. Facemmo delle prove con vari prof in un momento di pausa, era una cena in uno dei tanti congressi che sino a poco tempo fa si potevano fare dal vivo, e attraverso delle tecniche di forza, in pratica aumentava o diminuiva la forza a seconda se passavamo o il cellulare, che faceva diminuire la forza anche rapidamente, oppure passavamo la card.
particolare, questo dettaglio lo feci io stesso da scettico su diverse persone, oggettivamente aumentavano la forza e l'equilibrio quando veniva passata la smart card. È chiaro che io mi incuriosì, ma come fa? Quindi chiaramente poi portai in laboratorio la smart card e l'ho sottoposta a qualunque tipo di rilevazione. Io ho fatto un video che ho mandato anche nell'ultimo corso ECM, dimostrando che emette a sua volta dei campi ultradeboli. Allora, quello ci aiuta per ribilanciarci. Che cosa ho visto? Che se insieme al passaggio della smart card inseriamo delle tecniche di respirazione, di rilassamento, di meditazione, i risultati sono molto più rapidi e potenti. Ancora una volta è un sistema semplice da applicare per l'occidentale che ci può dare risultati molto rapidi. Allora, l'S-Drive, come il cuore ha il suo campo elettromagnetico, il cervello e i vari organi, i capelli hanno loro campi elettromagnetici e sono influenzati da tutta una serie di eventi a livello epigenetico e nutrigenomico, diciamo, in generale, e cerco di spiegarlo nel modo più semplice possibile. E questi capelli emettono questi segnali che sono stati registrati sotto forma di segnali elettromagnetici che vengono, è il bulbo in particolare, il bulbo vivo, tant'è che ho fatto delle prove, io sono scettico, quindi ho lasciato dei capelli prelevati 3-4 giorni prima e non ho avuto praticamente dei risultati, quindi deve essere vivo, quindi va prelevato e inserito sulla doppia spirale che sull'S-Drive è il recettore. Quindi chi è che emette? È il bulbo, che emette che cosa? Una serie di informazioni che si sono registrate in base al nostro vissuto, a quello che abbiamo mangiato, allo stress elettromagnetico e tanto altro. Tant'è che addirittura è possibile dare dei consigli insieme a tante altre metodologie diagnostiche, perché questo integra tutta una serie di sistemi, di consigli dal punto di vista nutraceutici, alimentazione, ma anche dello stato elettromagnetico. Io sempre da scettico, io sto attentissimo, per esempio oggi ho questo PC, tra i vari notebook, mi sono scelto quello che emette un campo elettromagnetico più basso. Bene, sto attento di non mettere la mano dove ho l'hard disk, cioè praticamente dove ho la tastiera. Vi farò vedere tra un po' delle foto dove ho fatto misurazioni, con la differenza tra un'emissione di un notebook e invece di una tastiera di un PC fisso. Ci sarà una differenza abissale. Molto meno ce l'ha la tastiera del PC fisso. Però adesso torniamo un attimo a questo. Quindi noi andiamo a prelevare le informazioni che ha registrato il capello vivo, informazioni a 360 gradi. Fra queste informazioni ci sono anche quanto stress elettromagnetico quel soggetto ha vissuto. Io sto avviando uno studio con l'S-Drive, quindi vedremo in futuro, dove persone che utilizzano tablet, cellulare e notebook per tante ore al giorno, quindi è uno stress multiplo, questo è il punto, multiplo e contemporaneo. Ecco, vedremo prima e dopo, nel senso che dopo 2-3 giorni andremo a rifare un altro prelievo e vedremo se senza aver toccato nulla e con passaggi della nuova smart card che cosa è successo. Vedremo tra un po'. Per adesso noi sappiamo solo che con l'utilizzo della smart card abbiamo
in modo empirico, empirico nel senso oggettivo, un incremento della forza in acuto ed l'aumento dell'equilibrio. Come vedete, la spirale è molto simile. Questa spirale praticamente ha una sua azione ed emette il campo elettromagnetico in questo senso. Quindi passa attraverso questo microchip e il senso di propagazione dell'onda è in avanti. A questo punto abbiamo capito che la Terra, il pianeta Terra, emette frequenze molto basse, quindi dagli 8 Hz, 10, 12, 15, 20, 25, giù di lì. È impossibile non andare a paragonare le onde del cervello. Quindi, intorno a 1, 4 Hz, siamo oltre il rilassamento normale attivo. Nelle onde teta abbiamo un sonno leggero. Il vero rilassamento attivo è lo stadio alfa. Ma è una chiamata? No, sì, sto sentendo. Potete chiudere i microfoni, per favore? Se no non capiamo niente. Allora, questa card è mia ipotesi che aiuti anche a rilassare. La mia ipotesi, io come l'ho potuta suffragare? Utilizzando il biofeedback, io sotto ho un intero laboratorio in cui ho investito decine di migliaia di euro con tutte strumentazioni rapide, perché noi siamo molto rapidi a cambiare questi nostri fenomeni elettrici. E quindi col biofeedback, ma anche con il saturimetro, oggi si parla tanto del saturimetro, no? Quindi possiamo vedere la variazione cardiaca. Costa poco, eppure è tanto importante usarlo. Ecco, si vede con biofeedback, saturimetro, misurazione della pressione arteriosa, che il soggetto si è rilassato. Ma se il soggetto si è rilassato, vale la sua parola? Sì e no, perché potrebbe essersi convinto, potrebbe essere soggezione. Invece noi dobbiamo avere delle strumentazioni che ci permettono di capire che il soggetto è realmente rilassato, ovvero ha aumentato le onde alfa. Lo strumento migliore qual è? L'elettroencefalografo. Ma anche con l'elettrocardiografo posso vedere un rallentamento delle varie onde. Se invece sono in stato di veglia, vedete, le frequenze aumentano di numero. Quando sono fortemente concentrato, aumentano ancora di frequenza, sino ad arrivare a 30, 40, pare addirittura anche 50. Ora però devo fare questo parallelismo. Se ho delle fluttuazioni della frequenza di Schumann, per la teoria, ipotesi del tuning, cioè della sintonia, Madre Terra mi manda delle frequenze che mi mandano in tuning a 20 Hz, per esempio. Non sono più in alfa. Mentre se mi dà 8 Hz, Madre Terra mi manda in alfa. L'alfa è lo stato pre-REM. È l'unico stadio che rilassa sul serio. Il REM non è affatto rilassante. Sognare è indispensabile, ma non è affatto rilassante. Allora, prima Giorgio vi ha anticipato sull'acqua. Io sono un patito dell'acqua organizzata, lo studio dei cluster, domini di coerenza. Noi siamo costituiti
come numero di molecole dal 90 al 99% di acqua. Come massa in peso, come peso in percentuale, intorno al 70 in peso. Ora, questa acqua com'è? Semplicemente H2O? No, è acqua strutturata. Pure queste sono ricerche relativamente recenti. Per capire, faccio un esempio. La medusa è gelatinosa. Come fa a essere solida? Perché ci sono, questo è un passaggio fondamentale. Prima vi ho fatto capire che siamo, viviamo per i campi elettromagnetici. Adesso vi aggiungo un altro concetto. I campi elettromagnetici, come già spiegò bene il compianto professore Emilio Del Giudice, di cui io sono un grande estimatore, la medusa non sarebbe gelatinosa, sarebbe solo acqua se non ci fossero i campi elettromagnetici. Ma anche noi esseri umani, saremo una pozza d'acqua se non ci fossero i campi elettromagnetici con l'acqua strutturata. Non tutta l'acqua fisica all'interno del nostro corpo è in domini di coerenza. C'è chi parla del 60, che del 40, ancora tutto, secondo me, abbastanza da vedere sulle percentuali specifiche. Ma sicuramente i domini di coerenza sono correlati ai campi bioelettromagnetici. Quindi, se io sono solido per i campi elettromagnetici biologici, campi elettromagnetici molto intensi, che hanno intensità molto molto più alte di quelle biologiche, cosa mi possono fare? Ora, Luc Montagnier è lui che ha studiato come un DNA batterico manda dei segnali. È il famoso esperimento che su una prima provetta, diciamo, c'è un DNA batterico, nella seconda ci sono solo le basi, arriva il segnale dalla provetta 1 alla provetta 2, all'interno di queste provette c'è la frequenza di Schumann intorno ai 7-8 Hz, altrimenti l'esperimento non funziona. E per questa forza, che ancora secondo me bisogna approfondire, in gran parte si ricostituisce il DNA, io dico provetta 1, provetta 2 per spiegarci, della provetta numero 1. Si ricostituisce, cioè i mattoni si costruiscono un'intera costruzione. Se lo vediamo come le singole basi, un vagone, si è ricreato un treno. Ora, è chiaro che l'informazione, perché da qua poi si passa all'aspetto più quantistico, l'informazione è correlato all'aspetto elettromagnetico. Quindi sono elettromagnetici i segnali dei DNA batterici. C'è un campo elettromagnetico intorno ai 7-8 Hz, tutto intorno a queste provette. Questi segnali mandano delle informazioni che fanno sì che nella provetta numero 2 si assemblano questi singoli vagoni per formare questo nuovo treno. Qui sono bibliografie sui domini di coerenza, cluster, perché molti pensano che sia medicina alternativa. No, questa è medicina integrata e i lavori sono veramente tanti. Questo è il compianto professor Giudice, che ha spiegato molto molto bene, io vado molto avanti. Chi è che ha scoperto che siamo composti sino al 99% di acqua, acqua che poi in vivo è prevalentemente
in alta percentuale strutturata in domini di coerenza è il dottor Gerald Pollack, da cui qui vediamo le varie pubblicazioni. Allora, dove abbiamo strutture magnetizzabili? Nel cervello. Questa è una cosa che ha lasciato a bocca aperta quando feci il primo corso di medicina quantica ICM 2 anni fa, e fu una novità assoluta, rimasero in tanti a bocca aperta. Perché? Noi abbiamo un materiale magnetizzabile, che è la magnetite, nel cervello e nel sistema nervoso. È fondamentale questo, perché oltre al ferro dell'ene, noi abbiamo una magnetite che apre scenari notevoli, perché per certi versi ci fa assomigliare vagamente agli animali, come immaginate gli uccelli migratori, le grandi mandrie, i cetacei. Quindi siamo animali anche noi, che vanno a percepire queste correnti geomagnetiche. Ci sono correnti geomagnetiche? Pare proprio di sì. Ma la frequenza di Schumann, che abbiamo visto prima, quindi è una frequenza che abbiamo visto da 8 Hz, poi può fluttuare un po' di più, può andarci a influenzare quanto? Stiamo cominciando a capire che la scienza ha dimostrato che probabilmente può influenzarci, anche perché abbiamo magnetite nel cervello. Il primo lavoro è stato del 92. Questo scienziato all'inizio fu quasi deriso. Poi un altro lavoro molto importante nel 2001 e infine nel 2010. Quindi, insieme al ferro ionizzato negli eritrociti, noi siamo animali magnetizzabili e quindi influenzati dai CEM naturali, artificiali, e ce l'ha spiegato il grande scienziato che è stato un po' misconosciuto, Kirschwink. Sto cercando di andare avanti, ma non mi fa andare avanti, un attimo. Vai. C'è un attimo di latenza. Allora, la magnetite nel cervello, quindi in pratica ci nasciamo, ci siamo su questo? Ce l'abbiamo. Ma che cosa è stato scoperto recentemente? Che purtroppo, stiamo parlando di inquinamento industriale, questo lo sanno in pochi, anche la magnetite da alcune fabbriche, suppongo, non sappiamo esattamente quali tipi di fabbriche, ma questi ricercatori, utilizzando il microscopio elettronico, hanno dimostrato che la magnetite nel cervello è aumentata. Perché? Secondo questi ricercatori, le nanoparticelle dell'inquinamento industriale ha fatto aumentare la magnetite. Questo è fondamentale. È vero, la ricerca è del 2016, ma guardate che in numerosissimi corsi ECM ho parlato con tanti ricercatori, nessuno lo sapeva. Non sapevano neanche che quello scienziato ha scoperto che abbiamo la magnetite nel cervello di natura, ma ora altri ricercatori hanno scoperto che l'inquinamento industriale sotto forma di nanoparticelle ci fa aumentare la magnetite. Ma se noi siamo soggetti magnetizzabili,
in questo contesto storico, a causa di questo inquinamento industriale, significa che siamo ancora più magnetizzabili di prima. Allora, cerchiamo di riassumere. Viviamo in un mondo in cui lo stress elettromagnetico multifrequenziale è ai massimi storici. Ma abbiamo anche un aumento della magnetite sotto forma di nanoparticelle anche da inquinamento industriale. I ricercatori hanno dimostrato che possono peggiorare o addirittura aumentare la produzione dei ROS, le specie reattive dell'ossigeno, con l'ossigeno, sia nel cervello sia nel sistema nervoso, che sono quelle strutture in cui si trova la magnetite, sia naturale sia per aggiunta. Il problema è che l'aumento dei ROS sono correlate anche a patologie degenerative, fra cui l'Alzheimer. Qui troviate la bibliografia. Come vedete, citazioni, bibliografia. Purtroppo io sto notando che recentemente ci sono tantissimi video di improvvisati che parlano su YouTube, che non citano neanche una fonte scientifica, che danno i loro pareri. Allora, un lavoro serio si basa su lavori scientifici. Io sto mettendo insieme i tasselli come ricercatore in prima persona e utilizzo tutti i tasselli che troviamo su riviste ad alto impact factor. Ecco, vediamo un altro, questo è un altro lavoro, questo era del 2016. Questo è un altro lavoro pubblicato sull'International Journal of Nanomedicine. E vedete ancora nanoparticelle di magnetite, possono essere sia naturali e anche tipiche di uno stato di salute, ma possono essere anche in cancro, disordini neurodegenerativi, aterosclerosi. E questa è la bibliografia. Questo che cosa significa? Che ci ritroviamo anche a causa di questa magnetite in più, ancora più attaccate dei ROS, quindi potremmo avere, si ipotizza anche uno stress ossidativo maggiore. Io ora andrò molto rapidamente perché vi rimando al libro Vincere la stanchezza, lo stress e la fatica, in cui affronto in questo libro della edizione LSVR tutti questi argomenti. La primavera, ricordiamoci, che oltre alla scuola di alta formazione, alla scuola d'alta formazione troverete questa parte di diapositive più l'altra metà. Allora, cosa fondamentale: la primavera non ha solo a che fare con la climatologia, perché ci sono le alterazioni elettromagnetiche. Le abbiamo viste prima, quelle del sole, perché può aumentare l'attività solare. Quindi a primavera si può stare o molto meglio o molto peggio, tant'è che ci sono quelli che hanno voglia di fare, buon umore, sessualità risvegliata, altri invece tachicardia, cardioaccelerazione, mal di testa, dolori reumatici, stanchezza, irratibilità, insonnia, eccetera. Quindi questa notevole differenza, non stiamo parlando di allergie da primavera, da pollini, io sto parlando di queste sensazioni, quelle più, diciamo, psicofisiologiche, più la parte anche della sonnolenza, perché a primavera certi si sentono caricati a molla, altri dicono ho sonno. A parità di condizioni, a parità di emissione elettromagnetica, perché dipende la condizione energetica, psicofisiologica
neuroendocrina e bioelettromagnetica di quello specifico soggetto. Ecco perché si entra nel discorso della variabilità soggettiva. Questo è quello che abbiamo già detto. Quindi la bioclimatologia è una scienza. Noi a Milano, in Italia, abbiamo il centro ricerche in bioclimatologia medica dell'Università di Milano, quindi sappiamo bene che prima di un temporale alcuni soggetti hanno tutta questa serie di manifestazioni. Tanti altri no, ma altri sì. Quindi io ipotizzo che oltre a semplice cambio di temperatura ci sia un cambiamento anche elettromagnetico, ma è un'ipotesi abbastanza suffragata, perché in realtà cosa succede prima di un temporale? Aumentano gli ioni di grosse dimensioni, sarebbe il pulviscolo, diminuiscono gli ioni negativi, aumentano i positivi, mentre durante il temporale, per esempio con i fulmini, aumentano gli ioni negativi, sono quelli che ci fanno sentire meglio. I fulmini hanno scarica ad altissima tensione, eh? Si parla di 1:10 alla 9. Ma che... E parliamo anche di quantità di corrente altissime. Quindi noi abbiamo un discorso di ioni negativi che sono utili, e quindi che cosa fare? Abbiamo fatto delle prove proprio ora a primavera su persone che sarebbero sensibili a questi disturbi primaverili, stanchezza, sonnolenza, cardioaccelerazione, nervosismo, e abbiamo fatto dei passaggi con la smart card associati a respirazioni calmanti. Sarà strano, sarà, però ha funzionato. Diciamo che noi abbiamo dei mezzi che prima ancora di credere sulla parola bisogna provarli. Io sono fatto così, credo al risultato. Adesso io vorrei ritornare un attimo a ricordarci come il nostro cervello, appunto, vive di frequenze ed emette frequenze, ma anche dei materiali intorno a noi, come per esempio una polvere, può prendere una forma se gli mandiamo delle frequenze sonore. È il caso della cinematica, perché è molto affascinante, perché abbiamo visto che in base al tipo delle vibrazioni sonore udibili, ma io aggiungo... Fatti chiamare tu, perché io qua non ci riesco a spegnerlo. Ma io aggiungo oltre... Chiamate papà, perché io non riesco a spegnere i microfoni. Mamma mia, ragazzi. Ma chi è? Ma c'è un comando per silenziare tutti tranne me, è possibile? Sì. Ok. Ecco. Allora io vado, Giorgio, vado avanti? Vai. Allora, Hans Jenny che cosa dimostrò? E parliamo di tanti anni fa, guardate questo trasduttore che è un dinosauro, dimostrò che le frequenze, in base a come cambiavano, facevano disporre la polvere, che può essere polvere di licopodio, polvere di riso, prendendo figure molto diverse. La cosa particolare è che alcune di queste immagini, che qui non ne ho riportate molte, ma ne ho tantissime, ricordano addirittura i cerchi nel grano. Strano, eh? Però di questo bisogna... però se noi guardiamo, non è tanto strano, perché alcune immagini ricordano anche le spirali. Ora, perché? Perché il mondo vive di frequenze. Vibrazioni. Ora,
questo termine sembra che ci infiliamo nella medicina non ufficiale, ma le frequenze sono vibrazioni. Se voi vi mettete davanti a un altoparlante che emette una frequenza di 10 Hz, vi vibrano i visceri. Tant'è che io mi occupo anche di musicoterapia e suonoterapia vibrazionale e subsonico vibrazionale, dove proprio andiamo a creare un bagno elettromagnetico e riequilibrante. Perché? Perché noi andiamo a far vibrare le cellule e la parte di acqua. Quindi, questa è una polvere e questa polvere, in base alle frequenze, passa, per esempio, da questa immagine a questa, cambiando frequenza. Cambiare frequenza vuol dire, per esempio, se vado su una frequenza più alta, sono più fitte. Se invece abbasso la frequenza, vedo a questo strumento le onde più larghe. Queste sono le sinusoidi. Ecco, ora qui era solo dei cenni su come vibrazioni, per esempio di campane tibetane, di tante altre cose, aiutano a star meglio. Ora noi ci interessa vedere come qui addirittura suoni tibetani, eccetera. Ma insomma, ora andiamo a vedere cosa io vado a usare. Utilizzo gli oscilloscopi, quindi io qui vedo le varie forme d'onda. Questo è un oscilloscopio digitale di ultimissima generazione. Io qua ho misurato con questo la smart card. Ho un video che Giorgio ha e che ho mostrato all'ultimo corso, dove ho messo gli elettrodi in entrata e in uscita, dimostrando che prima e dopo, prima in entrata non c'era un'emanazione, in uscita la smart card c'era un'emanazione. Ecco, questa è una moneta da un euro, per farvi capire, questi sono trasduttori da quasi mezzo metro, enormi, per fare studi di terapie biovibrazionali. Ecco, questa è una parte del laboratorio. Allora, ora a questo punto noi abbiamo la Z-Drive per catturare, prelevare i segnali dal capello vivo, che lui, questo capello, anzi sono 3-4, hanno registrato tutta una serie di segnali che provengono dal nostro corpo, e quindi sono segnali bioelettromagnetici. Ma questi segnali da dove vengono? Vengono dal nostro corpo e dicono come abbiamo mangiato, se bene o male, se ci siamo stressati, se abbiamo stress emotivo, se abbiamo sostanze tossiche. Cioè, vuol dire, in pratica, che tutto quello che noi mangiamo, viviamo, respiriamo, beviamo, le persone che ci circondano, lo stile di vita, quindi epigenetica e nutrigenomica, le troviamo riassunte, tutti questi segnali, le troviamo come riassunti in questi capelli vivi, che questi segnali di natura elettromagnetica vengono prelevati dalla spirale dell'S-Drive. Poi lei converte questi segnali, le invia direttamente in Germania, ci sono dei convertitori prima digitali analogici, poi analogici digitali, vengono riconvertiti, analizzati e viene fatto il piano su misura alimentare, dei nutraceutici, tutta una serie di consigli, ma anche viene vista la situazione dello stress elettromagnetico particolare. Quindi dobbiamo sapere grosso modo in che situazione siamo, può essere utile. Ora vi do qualche altro consiglio su come, per esempio, andare a posizionare la nostra postazione. Visto che oggi viviamo di smart working, che vuol dire PC, cellulare, wifi vicino,
Vorremmo vedere a quale distanza può essere meno dannoso? Vediamo un po' come fare. Qui ci sono i soliti consigli che avrete letto dappertutto. Il cellulare deve stare almeno 2-3 metri di distanza. Non bisognerebbe usare radio sveglia in camera. In camera, in teoria, non bisognerebbe avere nulla di elettrico. L'asciugacapelli. L'asciugacapelli emette un campo elettromagnetico notevole. Poi, tutto quello che sono alimentatori in funzione, per esempio, il PC fisso, la tastiera, ora questi sono gli strumenti, la tastiera arriva 5 volte in corrente continua, con un campo elettromagnetico bassissimo, quindi non è neanche corrente alternata. Vuol dire che una tastiera di un PC fisso sulla quale mettiamo le dita ha un campo elettromagnetico che non è dannoso. Se mettiamo le dita invece su un notebook e il notebook ha grossomodo l'hard disk vicino alla tastiera, noi andiamo a misurare un campo elettromagnetico alto. Ve lo faccio vedere al volo e poi ci ritorniamo. Poi ritorniamo alle altre misurazioni. Allora, questo strumento, ho utilizzato questo perché è un pezzo di storia, è precisissimo, non misura gli impulsi dei wifi, bisogna usarne un altro che ora vi faccio vedere, ma fa vedere, vedete l'ago dov'è? A fondo corsa, lo vedete? Fondo corsa, ed è posizionato sulla tastiera di un notebook. Lo stesso strumento vicino alla tastiera collegata, guardate, è quasi a zero. Vedete? Quasi a zero. Sul notebook invece praticamente al massimo. Ok? Ora, dato che io ho sempre investito parte del mio denaro in strumenti e ne ho tantissimi, vi faccio vedere questo che è il Trifield, sia perché è estremamente noto in tutto il mondo, questo è quello ovviamente originale made in USA, sia perché è abbastanza affidabile. Quello che a noi ora potrebbe interessare però andare a misurare il letto. Devo andare a rivoluzionare per forza la camera da letto per dimezzare l'intensità del campo elettromagnetico? No. Questo, lo vedete? L'ago è a metà con il letto adagiato, aderente alla parete. Il letto spostato solo da 30 centimetri dalla parete già si è ridotto. Se io lo sposto di mezzo metro, 60 centimetri, già si riduce un altro pochino. La domanda è, ma questo campo elettromagnetico da dove viene? Semplice. Lungo la parete ci sono i cavi della corrente alternata a 230 volt, 50 Hz. E come io accendo l'abajur, che nel mio caso starà più o meno qua, passa più corrente e l'ago, anziché in questa posizione, finirebbe ancora più avanti. E perché? Perché appena io accendo l'abajur, accendo una lampadina, passa più corrente. Quando passa corrente, passando più corrente, aumenta il campo elettromagnetico. Cerco di dirlo proprio nel modo più semplice, ma bisogna essere pratici. E andiamo a un punto Dolenz, che sono i modem Wi-Fi di ultima generazione. C'è da dire una cosa fondamentale. Noi abbiamo parlato di frequenze, campi elettromagnetici, ma
Non abbiamo detto che queste frequenze e alle loro intensità possono essere sia costanti sia a picchi. Mi spiego meglio. Facciamo finta che ci sia un suono, una sinusoide. Tanto per capirci. Questa sinusoide potrebbe avere un suono di sottofondo e poi ogni tanto dare dei picchi assordanti. Cerco sempre di fare esempi semplici. I wifi di nuova generazione hanno dei segnali costanti e dei picchi. Ecco, i picchi. Questi picchi, se ci stiamo vicini a questi modem wifi, arrivano a dei valori abbastanza alti, tant'è che vedete, qui c'è, si è accesa la luce rossa, questo, vedete, elettrosmog meter, che cosa ha questo strumento a differenza di quest'altro? Che misura i picchi. Questo significa che se non lo so e sto a diversi metri di distanza dal modem, io andrò a caricarmi di uno stress elettromagnetico senza saperlo. Quello che ho notato con esperienze con la smart card empiriche, che tanto più un soggetto è stressato con elettrosmog, abbiamo fatto l'esperienza di stressarlo apposta, cioè di mettere un cellulare attaccato per esempio nella zona cardiaca, col cellulare che vicino alla zona cardiaca perdeva forza a parità di tecnica di prova o di equilibrio, kinesiologiche e non. Togliendo il cellulare e togliendo il campo elettromagnetico del cellulare e passando la smart card, questi soggetti a cui abbiamo fatto queste prove empiriche riprendevano forza allo stesso test. Sembra strano, sembra quasi da non crederci, ma bisogna provare. Io per anni non ci ho creduto, ho cominciato a fare queste esperienze e devo dire che tanto più il soggetto è stressato, tanto più si ottimizza. Quindi la mia teoria è che vada a riequilibrare questi campi ultra deboli biologici. Questi li abbiamo visti. Quindi io adesso vi farei vedere, vediamo il tempo che ho a disposizione, degli ultimi lavori. Ecco, ho un minuto. Mamma, 10 minuti ce l'hai, le persone ci seguono. Dai. Vorrei far vedere stress ossidativo e campi elettromagnetici, i lavori che sono appena usciti. Non più di 10 minuti, che sennò poi... Le lancio e basta, tanto poi ne parleremo alla scuola. Perché sono argomenti importantissimi e di una attualità estrema. Per non dire che uno se ne inventa, al solito, come mia abitudine, riporto i lavori originali. Allora, qui per quanto riguarda stress, esposizione da radiofrequenza, stress ossidativo, corticosterone, i ratti hanno diciamo questa condizione ed è un tipo di lavoro. Vado rapidissimo, solo le lancio. Poi un altro lavoro, questo era del 2020, questo lavoro è uscito nel 2020. Questo appunto ancora recente. Fertilità maschile e radiazioni, e qui parliamo dei campi EMF, che sarebbero in italiano ECM, EMF è in inglese, RF sono quelli da radiofrequenza, è dimostrata una riduzione della fertilità maschile, è una un effetto, qua si legge, una riduzione della qualità
dello sperma maschile. E ancora, qui parliamo di effetto delle radiazioni dei telefoni mobile, quindi i cellulari, stress ossidativo, risposta infiammatoria, e qui abbiamo anche addirittura un altro sintomo. Allora, la particolarità, ecco qui lo vediamo, si parla proprio di stress, i glucocorticoidi, correlato quindi anche alla risposta infiammatoria, e tutto questo a causa delle radiazioni dei cellulari. Quindi quando mi dicono che non ci sono lavori recenti, boh, non lo so. Ancora, questo è un lavoro del 2019, aprile 2019. Quello prima di questo, qual è che l'ho perso? Cos'è che avevi messo? Tanto poi te li mando tutti. Sì, sì. Questo qui è del 2020. Questa è l'ultima ricerca che ho fatto apposta per voi, eh? Cioè nel senso che mi sono preparato uno stress ossidativo correlato a campi elettromagnetici, perché di questo purtroppo non se ne parla. Si parla tanto di stress ossidativo, di stress psichico, di stanchezza, verissimo, ma che i campi elettromagnetici, soprattutto quelli artificiali, vadano a peggiorare lo stress ossidativo, se ne parla poco. Ancora, ecco, vedete, stress ossidativo, campi elettromagnetici, addirittura c'è un peggioramento della capacità di apprendimento della memoria e addirittura peggioramento dell'ansia. E ancora un altro, questo è del 2017, campi estremamente bassi a livello di frequenze elettromagnetiche, effetti sul comportamento, sull'ansia, peggiora l'ansia. Se ho ancora un minuto vi lancio qualche altro lavoro. Allora, io direi due parole sugli elettrosensibili, perché continuano a dire che non esistono, quando invece io ne conosco moltissimi. Alessandro, come si chiama il tuo ultimo libro? Subito prima di chiudere lo faccio vedere. Ah, okay. È Vincere la stanchezza, lo stress e la fatica. Troviamo tutti questi argomenti, oltre alle tecniche nutraceutici, troviamo di tutto un po'. E troviamo tantissimi, ci sono centinaia e centinaia di note bibliografiche aggiornate al 2020, perché è appena uscito. Ho continuato l'aggiornamento sino al giorno prima di andare in stampa. La casa editrice è anche assorbito questa stessa, la Elsevier, tanto per dire quanto è grossa. Ecco, questo lavoro lo vedete? Si riesce a vedere? Sì. Questo dell'Elsevier si vede? Sì, sì. Perfetto. Allora, io direi che l'abstract, in sintesi, fa capire che i campi elettromagnetici su soggetti autodichiarati elettrosensibili, questo è fondamentale, hanno dimostrato, perché hanno analizzato, hanno fatto una serie di analisi del sangue e hanno visto che c'era per esempio una riduzione del glutatione. Ecco, vi mando l'abstract, se riusciamo a vederlo. Io di questi, i partecipanti erano ben 57, neanche 10, eh? Quindi qui si parla di campi elettromagnetici e elettrosensibili. Allora ne lancio un altro rapidissimo. Sul peggioramento di come i campi elettromagnetici artificiali purtroppo possano peggiorare. Se me lo fa partire,
possono peggiorare l'antibiotico resistenza. Lo stiamo vedendo. Non riuscite a vedere? Perfetto. C'è sempre un periodo di latenza, quando lancio. Eccolo qua. Questo pure è un lavoro molto recente, buona rivista ad alto impact factor. Qui vedete i vari ricercatori e qui come si parla proprio di wifi, cellulari, eccetera. Quindi praticamente lo stafilococco aureo, eppure lo pseudomonas, diventano come più resistenti agli antibiotici. Lo si vede poi, ecco. Questo pure è un lavoro che lascia abbastanza interdetti tutti quelli che mi vengono a dire no, ma i campi elettromagnetici sul biologico influenzano poco. Qui proprio stiamo ribaltando, stiamo completamente dando un... c'è un cambio di paradigma. Eccolo qua. Quindi può aumentare la resistenza batterica nello stafilococco aureo e nello pseudomonas. Ecco. Adesso io vorrei dire che quello che sto usando pure io in tutto questo, sto utilizzando alcuni prodotti della linea Cellfood e ne sto usando due, tre, ma anzi diciamo ora oggi sono quattro, ma io vi devo far vedere questo sul selenio. Dove è contenuto il selenio? Nella formula originale, anche in altre, ma noi troviamo nella formula già originale, ma chi l'ha ideato non avrebbe mai immaginato che il selenio potesse migliorare lo stress ossidativo indotto da campi elettromagnetici. Questo è un lavoro importante perché l'utilizzo del selenio che noi possiamo assumere nel nostro amico Cellfood Base, che ormai è diventato un compagno di viaggio da non so da quanti anni, e che adesso la scienza ci aiuta a riscoprire, perché noi ce l'abbiamo in quella formulazione particolarmente biodisponibile, ma noi ci ricorda questo lavoro l'influenza che ha il selenio, per esempio, sulla glutatione per ossidasi. Che però deve essere molto basso, si parla di micro milligrammi, perché molte persone pensano al selenio e poi ne prendono una quantità che può diventare un problema. Tossica. Allora, ricordiamoci che tutto è un equilibrio, perché qualunque, cosa diceva il padre della medicina? È la dose che fa il veleno. Quindi è chiaro che il selenio, le vitamine, tutto ha una sua tossicità. Quello che bisogna scoprire è ovviamente la giusta formulazione nella forma più biodisponibile e il dosaggio e anche la tempistica. Adesso io non ho più il tempo di dirvi e di darvi per esempio dei cenni sui biofotoni e su come, per esempio, mentre si inserisce un prodotto come il Cellfood in un bicchiere di Pyrex viene diluito e mescolato con le mani e con una concentrazione, quindi con un'emanazione biofotonica, i biofotoni escono dalle mani, potremmo ottenere qualcosa in più. Ma visto che noi viviamo di fenomeni elettromagnetici, visto che i biofotoni sono ampiamente dimostrati, non è il momento di creare un tutt'uno, di creare un grande mosaico? E qui è quello che sto cercando di insegnare in tutti i vari corsi, suffragate da vari tasselli che sono queste
ricerche scientifiche ufficiali. Quindi... Non lo dico mai, Alessandro, ma visto che ci siamo, sei andato nell'argomento, mi permetto di dirlo. Prego. Allora, durante il disastro, la tragedia di Chernobyl e la tragedia di Fukushima, sono stati regalati migliaia e migliaia di self-food perché è stato visto che è molto utile per combattere i danni da radiazioni. E non sono, come sapete, radiazioni di un certo tipo, sono molto, molto... Non si sente, Giorgio. Pronto? Non abbiamo sentito niente, Giorgio. Non si è sentito, No, allora aspetta che ve lo dico. Ora mi sentite? Potresti ripetere? Sì, allora... Può ripetere? Sì, ripeto. Pronto, mi sentite ora? Sì, adesso sì. Ok, allora durante... allora, visto che è andato sull'argomento, mi permetto di accennarvi una cosa. Durante il disastro di Chernobyl e quello di Fukushima sono state donate centinaia, migliaia di boccette di self-food a questa popolazione. Giorgio, non si sente. Come? Non si sente? No, si sente a tratti. Dovresti metterti adesso in una zona dove si sente meglio. Ma ora mi sentite? Ora sì, se ti fermi lì sì. Allora, durante la tragedia di Chernobyl hanno donato migliaia di flaconi di self-food a Chernobyl e a Fukushima anche per tutte quelle persone che erano state danneggiate, e i bambini di Chernobyl ancora oggi, i bambini che sono cresciuti, prendono, molta popolazione prende questo prodotto perché si è visto che grazie alla sua capacità di aumentare idrogeno e ossigeno e questa capacità antiossidante e la ricerca scientifica, se ne volete ve ne mando quante ne volete, ha dimostrato proprio questa azione a livello di protezione del DNA mitocondriale e quindi la corretta ossigenazione. Ecco, volevo dirvi... Perfetto. Io chiuderei con questo lavoro, con questa review, parlando del ruolo dei mitocondri nello stress ossidativo indotto sempre da campi elettromagnetici, e il focus di questa review è proprio sull'apparato riproduttivo. Purtroppo i campi elettromagnetici in modo inequivocabile, i campi elettromagnetici parlano proprio di questi artificiali, vanno a ridurre l'efficienza, quindi la qualità dello sperma in generale, la funzionalità dell'apparato riproduttivo. C'è stato anche uno studio dell'Istituto Ramazzini, insomma ci sono molti lavori. Quello che, visto che il nostro self-food va a lavorare anche sull'ossigenazione, anche sui mitocondri, io andrei a abbiamo visto l'importanza sugli enzimi ai fini della sintesi del glutatione, io andrei a tirare delle conclusioni. Cioè, noi abbiamo una serie di stressors che sono campi elettromagnetici multipli e multifrequenziali. Perché? Quelli del cellulare sono un range di frequenze, poi ci sono quelli dei wifi, poi c'è quello della rete a 50 Hz, a 230 volt. Quindi noi siamo assaltati contemporaneamente da vari tipi di campi elettromagnetici, e io l'ho detto in apertura, lo voglio ridire in chiusura, come mai nella storia. Quindi è chiaro che dovremo difenderci come mai anche nella storia, se siamo assaltati come mai nella storia. Quindi, se da una parte vari nutraceutici, l'alimentazione, tecniche antistress, sia fisiche che mentali, sono utilissimi, io dico fondamentali, dall'altra poi dobbiamo anche utilizzare dei dispositivi. Uno può essere per aiutarci a riequilibrare il BioShem, la nuova Vitality Card, quella che un tempo era la Smart Card, oggi ha... cioè, diciamo, la versione ultimo tipo.
Va approvata, cioè è inutile parlarne. In realtà io spero che quanto prima si riescano a fare degli incontri dal vivo, che quindi questa fase finisca, perché in particolare questa card va dimostrata dal vivo, perché a parole le parole lasciano il tempo che trovano. Il punto di oggi è: vogliamo sapere anche a che punto siamo con sostanze tossiche, lo stress elettromagnetico, ecc. Ecco, l'S-Drive può essere un aiuto per integrare tutta una grande diagnosi personalizzata, e bastano solo 3-4 capelli. E il risultato arriva molto rapidamente, può essere un aiuto normalmente, diciamo, per il medico, il biologo, nutrizionista, ma può essere un aiuto anche per tutti quelli che vogliono avere un grosso modo, un'idea in più della loro situazione e avere delle indicazioni supportate, ovviamente anche da altro, ma delle indicazioni su come alimentarsi, avere un piano alimentare e così via. Io per adesso mi fermerei qui, che siamo andati anche fuori, e vi do appuntamento alla prossima che farà fare Giorgio. Come vedete, di argomenti ce ne sono tantissimi. Potremmo anche fare delle esperienze dal vivo, vedere cosa succede. Dal vivo intendo sempre in videoconferenza. Di cose da fare ce ne sono tantissimi, argomenti ce ne sono molti, e a questo punto io tornerei al video. Innanzitutto ringraziamo Alessandro, perché io penso che una lezione così dettagliata, supportata... Dettagliata no, si fa per dire, insomma, dire, per quello che hai fatto, ma con tanta ricerca scientifica, se ne vede... Ufficiale. Cioè, io non ho visto nei miei anni di esperienza, io ho 24 anni che vado a congressi, noi quando andiamo, facciamo congressi medico-scientifici, portiamo lavori pubblicati, abbiamo pubblicato lavori fino anche a 200, con 230 pazienti quando parliamo di cell food. E quando si parla di campi elettromagnetici, avere così un dettaglio, almeno le persone capiscono, comprendono che non sono pareri o che non c'è complotti, c'è scienza, conoscenza, informazione, prevenzione, e dobbiamo unire tutte le forze perché insieme possiamo sicuramente rendere più consapevoli gli altri. Vi ripeto, abbiamo la scuola di alta formazione che sta partendo, quindi se siete interessati mandate mail, iscrivetevi. E il 15 faremo la lezione sulla lipidomica, il 16 Allegrini Bartolomeo con le costituzioni e i casi, quindi faremo proprio anche una casi clinici, verranno portati, perché poi meglio della clinica cosa c'è, quindi esperienza. Condividete, se vi è piaciuto questa esperienza, con i vostri colleghi, e vi ringrazio veramente di cuore. Ecco, se avete domande, mandate un'email epinutra@gmail.com. Grazie veramente. Io per chiudere volevo far vedere un attimo la copertina, dove troviamo vari argomenti del libro che è appena uscito. Non so se si vede. Fanno vedere, sì. È un libro completamente a colori, 460 pagine, poi su Amazon trovate anche l'indice. La particolarità è che, essendo completamente a colori e con una marea di immagini, questa è l'immagine che mi ero scordato di farvi vedere, troveremo tutti gli argomenti possibili e immaginabili, lunga discussione sul microbiota intestinale, i nostri vari nutraceutici, a un costo bassissimo, perché ha un costo di 19,9, cioè siamo riusciti ad abbattere i costi nonostante sia... Non lo vediamo, non lo vediamo. No? No, no.
Che cosa, che vedo, cosa dobbiamo... Ah, stop share. Ok. Okay. Sì, okay, si vede. Si vede. Ma quanti siete? Eccolo qua. Eccolo qua. Questo qui, vincere la stanchezza, lo stress e la fatica. 490 pagine a colori. Prima vi volevo far vedere un'immagine. Poi vediamo tutte le varie fasi del sonno, del rilassamento. Poi vi insegno come rilassarvi. Ci sarà, c'è tutta una parte sul microbiota, vedete, tutto a colori. E poi ci sarà un accenno alle esperienze di cui abbiamo accennato oggi. E ovviamente, essendo tutto biotipizzato, avremo anche come le varie persone reagiscono in modo diverso allo stress. Ci sarà tutto il discorso mitocondri, stressors, eccetera. Quindi ci sarà modo poi per vederlo. Trovate su Amazon, eccetera. Per adesso è bloccato qualunque libreria, perché dobbiamo qua stare reclusi. Ah, qui, Alessandro, questo... Alessandro, un cenno del tuo parere sul 5G. Non ti sento. Il tuo parere sul 5G. Mi senti? Ho capito solo 5G. Il tuo, no, parere, io preparerei... il tuo parere sul 5G. Io preparerei, avendo tantissimo da dire, senza forme di complotto, partiti presi strani, io vorrei affrontarlo in modo scientifico. Magari ci possiamo vedere tipo 30-45 minuti con tutti i nostri presenti. Vi spiego un attimo il discorso del 5G, bibliografie alla mano. Perché io quello che sto vedendo sul 5G, che tanti stanno dicendo cose, quello che gli passa per la testa. In particolare 5G e coronavirus. Io vorrei andare a... Io chiaramente non sono per niente, sono spaventato dal 5G per un motivo, non posso staccarlo. Quindi sono tra quei ricercatori e quegli studiosi che vedono con sospetto il 5G, perché sarò, come tutti noi, obbligato 24 ore su 24. Ma il punto fondamentale è, se vogliamo riuscire a capire qualcosa, dobbiamo far parlare la scienza e utilizzare le bibliografie. Poi uno può arrivare anche a tirare le conclusioni da solo, insomma. Cioè, io vorrei fare l'opposto di tanti video che ho visto, che sembrano complottisti, no? Io vorrei parlare in modo scientifico. Che bisogno abbiamo del 5G? Io spero di... che bisogno abbiamo del 5G? Ho sentito, io penso che non serve. Penso che vada già tanto bene così, così com'è. A me basta la quarta generazione. Per me è sufficiente. La quarta generazione è sufficiente. Il problema è che ieri mi sono andato a guardare la posizione dell'Istituto di Sanità, sperando di trovare qualcosa di un po' diverso rispetto a un anno, due anni fa. Sono sempre le stesse cose. Gli elettrosensibili non esistono, eccetera, per cui, cioè, io mi ritrovo, purtroppo, pur facendo parte del mondo scientifico ufficiale, a dover mediare a delle affermazioni che purtroppo è un po' come quelli che affermano che la dieta va bene, la colazione fatta con glutine, lattosio, latte e biscotti tutti i giorni. Cioè, la scienza è andata avanti, è come dirci che tenere il cellulare all'orecchio tutti i giorni faccia bene oppure non fa male. Cioè, bisogna utilizzare tutta una serie di lavori, di bibliografie coordinati tra di loro, far parlare la scienza, non sembrare dei fissati, perché uno dei problemi è questo, che se l'utenza
l'utenza poi alla fine che guarda i video vedono queste esagerazioni, pensano che chi scrive siano i soliti complottisti. Sì, c'è una grande confusione sul 5G, è questo ho fatto. Per esempio, ho parlato pochi giorni fa con un mio amico ingegnere, non conosceva neanche le varie frequenze, non sapeva neanche del discorso degli impulsi. Cioè, secondo me, prima di parlare col 5G bisognerebbe esporre che cos'è. Ovvero... L'Istituto Ramazzini sta facendo... Sì. Ma guardate, noi abbiamo fatto recentemente... Sono un istituto che stimo tantissimo. Sì. Noi abbiamo fatto recentemente un congresso alla Spezia perché insomma ci hanno chiesto di divulgare questa cosa sullo stop 5G e sapete quante iniziative ci sono. E l'ho fatto volentieri, abbiamo invitato Ernesto Burgio, abbiamo invitato... mi sentite? Sì. Abbiamo invitato Marinelli, che ha scritto questo libro, Wireless, e qui c'è molta bibliografia, quindi andatevela a cercare, questo è un libro meraviglioso da leggere, è fondamentale, dovrebbe essere dato a tutte le scuole, le insegnanti, le famiglie, insomma, dove si parla molto chiaramente, e anche del danno psicologico che stiamo facendo ai bambini che utilizzano il cellulare. Lì sono venute fuori delle evidenze notevoli sui danni, dei possibili danni scientifici, tutto pubblicato da 5G. Quindi potremmo organizzare una bella cosa con Fiorenzo e Alessandro e fare un evento proprio per approfondire questa parte. Grazie. Grazie a tutti. Ricordatevi, ci vediamo il 15, 16 e 19. Ci farai vedere il libro. Buona Pasqua a tutti. Dica. Buona Pasqua. Buona Pasqua, ciao. A tutti. Prendete cura di voi e delle vostre famiglie. Per favore. Un bacio a tutti. Ciao. Grazie. Tanto, grazie. Ciao. Ciao Giorgio. Ciao, ciao. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a te. Auguri a te, ciao, famiglia. Antonio. Ciao Antonio, ti vedo. Ciao, ciao, mi vedi? Ciao Antonio. Vota Antonio, vota Antonio. Sono qua. Ciao. Ti è piaciuto? Hai visto ciao tutto? Tutti, grandissimi, bravi. Ciao. Ciao. Vedere il libro, per favore. Grande intervento. Il libro Wireless, eccolo qua. Libro Wireless, Fiorenzo. No, quell'altro. Il tuo libro, Alessandro, il tuo libro. No, ce l'ho più là. Vincere pure in questo. Vita. Pure in questo io affronto il discorso. Vincere discorso la tristezza, lo stress e la fatica. Sì. Diciamo che io sono uno di quelli che ha capito che non può, come ha detto Giorgio, non possiamo fare a meno della tecnologia. La tecnologia va gestita. Io la notte mi spengo sempre il modem. Ma tutto spegne. E uno dei problemi è che poi non potremo più spegnere niente. Quindi io andrei a partire... Per parlare della quinta generazione, vorrei ripartire dei concetti fondamentali dei campi elettromagnetici, far capire che la quinta generazione quali range di frequenze ha e che una parte di queste frequenze, quelle più alte, hanno usi che se avessero intensità più alte, io ho paura di un eventuale guasto, una manipolazione, andrebbero a friggere, cioè praticamente potrebbero diventare un'arma. Ora, io mi fido della tecnologia sino a un certo punto, perché è uno dei motivi per cui anche ti clonano la card, ti entrano nella posta elettronica, cioè tutto quello che è tecnologico dobbiamo ricordare
che purtroppo può essere, può sfuggire di mano, no? Anche vuoi o non vuoi. Quindi qualcosa che può diventare così pericoloso anche per un eventuale guasto, che magari potrebbe, può arrivare a emettere campi eccessivi, non so, non conosciamo gli effetti sulle frequenze più alte, sulla lunga durata, che è un salto nel buio. Guarda, questa portata a me pare... Alessandro, anche... Ale, intanto io mi proteggo. Scusate, potrei fare una domanda ancora? Certo. Per quanto riguarda, per esempio, le emissioni elettromagnetiche da parte dei modem wireless e compagnia bella, mettere qualcosa sopra, tipo un foglio di alluminio, peggiora o migliora? Tipo mettere sopra una schermatura, sta chiedendo una schermatura. No, perché non fa niente, ho già provato, schermature. Abbiamo fatto questo dispositivo insieme al grande Fulgini Massimo, questo che è, si chiama Undis. Questo permette di compensare e avere un ottimo supporto e aiuto. Lo mettete direttamente su Wi-Fi. Ok, grazie. Prego. Comunque io direi, per concludere, possiamo in futuro organizzare proprio qualcosa anche con l'altro collega, però dovremmo ripartire prima di tutto spiegando che cos'è il 5G, quali frequenze sono. Assolutamente, assolutamente. Quali frequenze hanno un background conoscitivo, cioè sono già note, e quale altro range di frequenze sono poco note o ignote. Da lì poi vedere altri tipi di lavori. Ci sono dei lavori usciti sul... Dobbiamo 2020, perché io tra poco ho un appuntamento.